Seconda pausa del primo derby, anche se amichevole, tra Lugano e Ambrì, ma non è mai un derby. Abbiamo il piacere di avere Loriano Baserga dell'Eco dello Sport, giusto? Esattamente, sì. E Tele Ticino, Radio 3. Sei ovunque, sei come il prezzemolo. Senti, Loriano, primo tempo meglio Lugano, visto nei primi 20 minuti di gioco, 1-0 con gol di Arcobello. Poi nella seconda frazione di gioco l'Ambrì è cresciuto, ha trovato il pareggio sullo svarione difensivo del Lugano, è venuto fuori il pareggio, un bel passaggio di Costner, Pestoni difficilmente ti grazia. Difficilmente sbaglia. Poi Lugano ha avuto l'occasione per riportarsi avanti, però insomma due squadre che sembra sulla carta possono fare meglio della scorsa stagione. Ma io ho visto più Lugano dell'Ambrì, Lugano ha fatto una buona preparazione, ha fatto anche delle belle partite amichevoli, in particolare contro il Kloten e Davos. Anche stasera il primo tempo del Lugano è stato molto positivo. E l'Ambrì l'ho vista contro i Rockers e poi la vedo questa sera, solita squadra combattiva, coriacea, che gioca compatta. E sì, entrambe vorranno cercare di entrare nei playoff principali per evitare, come l'anno scorso, di giocare in situazioni difficili e poi dopo, quando arrivi ai playoff, non hai più birra da stappare. Quindi io penso che entrambi hanno questa possibilità di entrare nei playoff diretti, però il campionato è difficile, il campionato sarà equilibratissimo. Vedo Zurigo favoritissimo secondo il mio punto di vista e Ginevra Servette, campione svizzero, che la farà ancora da padrone con il Bien. Possiamo dire che non ce l'abbia male Domenichelli, ma sicuramente la società gran parte del merito. Questo tabellone è una cosa che affascina i 4.000 e speriamo di più di abbonati del Lugano. Sì, è un bel tabellone, è un tabellone modernissimo, che ci voleva la Ressega. Corner Arena, ci correggono subito. Alla Corner Arena. Io ho sempre in mente la vecchia Ressega, perché ne ho fatte di radiocronache nella vecchia Ressega. Comunque questo tabellone è sicuramente un fiore all'occhiello di questa pista, che ogni anno viene rimodernata per tenere il passo coi tempi. Un campionato con parecchie partite, si comincia venerdì subito con un Lugano Biena e Ambrì Raps, due partite non facili per entrambe le ticinesi. Beh, Lugano Bien è già subito difficile, perché Bien l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, vediamo se quest'anno lo ripeterà. È una squadra un po' vecchia il Bien, perché ha diversi giocatori oltre la trentina. Il Lugano è stato ringiovanito, età media 26 anni e mezzo. Poi il Lugano ha preso dei bei giocatori giovani, e complimenti a Domenichelli e a Luca Gianinazzi. E poi secondo me ha un bel mix di stranieri, 7 stranieri potenzialmente forti che tutti possono giocare. A me piace molto Joly, che purtroppo stasera non c'è per un ferimento alla parte alta del corpo, ormai non si dice più dove, speriamo che non sia nulla di grave, perché Joly nella preparazione ha fatto una media di 2 gol 2 assist a partita, quindi è un giocatore che per il Lugano sarà fondamentale. E poi mi piace Ruotsalainen, che era a Kloten lo scorso anno, ha dimostrato di essere un grande giocatore, almeno in questa preparazione, ma sono convinto che sarà un elemento importante per il Lugano quest'anno. Non mi dispiace la Legge in difesa, e vediamo, una squadra molto interessante. E poi ho visto oggi il risveglio di Arcobello. Una curiosità, questa sera abbiamo visto il nuovo capitano Turcaflan insieme con due ragazzini, uno che ha dimostrato, Zanetti, e uno che forse dimostrerà di valere, di poter essere magari una promessa, magari come Zanetti. Sì, il numero 72, adesso il nome non l'ho ancora imparato bene. Robert, poi non riesco ancora a pronunciare. Vabbè, lo impareremo durante il campionato, perché sicuramente questo ragazzo, dico numero 72, è un elemento fondamentale per la crescita sua, e soprattutto sono convinto che sarà il giocatore che sbalordirà la Lugano hockeyistica, perché questo è un ragazzo incredibile.
farlo giocare in prima linea già in un derby, penso che anche per lui, forse pensavo gli potessero tremare leggermente le gambe, ma invece non è così. Io l'ho avuto modo di vedere qualche volta negli Elite l'anno scorso e dimostra che le partite che conta lui non si nasconde, anzi tutt'altro. Ha un dinamismo impressionante, giovanissimo, non morde il ghiaccio in ogni azione, è incredibile quello che stiamo vedendo, è un ragazzo bravissimo e se continuerà così sarà il Zanetti del 2023-24. Chi vince il derby stasera? Ma poco importa, non mi interessa il risultato questa sera, no, non è vero, vince il Lugano. Grazie Doriano e bocca al lupo per la stagione, che ti vedremo praticamente tutto l'anno qui alla Corner Arena e probabilmente magari anche qualche altra pista. Ma seguiremo anche i Rockers direi quest'anno, perché hanno la guida Raffaele Sanniz e Diego Scandella, due vecchie conoscenze dell'hockey luganese e anche dell'Ambrì. Per quanto riguarda Scandella, e poi Sanniz ha allenato per 2 anni anche gli U20 dell'Ambrì, quindi due coach decisamente interessanti che secondo il mio punto di vista faranno molto bene ai Rockers di Bellinzona. Grazie Doriano.